Ma io ritengo che c'è stata un'evoluzione negli ultimi 10 anni e c'è una partecipazione sempre più attiva, ed è giusto che ci fosse, di regione, province e comuni per quanto riguarda i problemi della sicurezza. La regione ha erogato risorse per la diffusione della legalità attraverso bandi che sono stati pubblicati e attraverso l'impegno di enti locali e associazioni che presso gli istituti scolastici hanno diffuso il messaggio di contrasto alle criminalità, alle mafie, alla mafia, alla camorra, che è oggetto anche dell'incontro di oggi con il magistrato, il dottore Cantone, e con la dottoressa Capaccione. E ritengo che la comunicazione sia molto importante, anche se ritengo, l'ho detto in più di una circostanza, che bisogna fare molto di più. Io provengo da un'estrazione che mi ha visto contrastare i fenomeni mafiosi sia in Sicilia che in Calabria, che in Puglia e in Campania. E devo riconoscere che i tempi sono mutati, i risultati sono diventati sempre più forti, segnali importanti per convincere i giovani, ma anche la comunità intera, a dare collaborazione, quindi a prestare quella cooperazione che non è solamente è un dovere dei cittadini, però ecco, per poter ottenere questo occorre stimolare e dare dei segnali importanti. La Regione con 3 leggi che hanno un fondamento serio e solido prevedono fondi per quanto riguarda le vittime della camorra e criminalità organizzata e non per vittime di usura e di estorsione. Il Presidente Caldoro pochi mesi fa mi ha affidato il ruolo di coordinatore degli interventi sul territorio regionale anti-racket e anti-usura, ma poi c'è una legge che prevede risorse per gli enti e per le associazioni che hanno l'impegno di riutilizzare i beni per usi sociali, per usi istituzionali e per fini sociali, anche per alleviare il problema della disoccupazione attraverso cooperative. E poi c'è un'altra legge che prevede una sinergia e quindi un impegno forte di formazione e qualificazione attraverso la scuola regionale delle polizie urbane e delle polizie provinciali, dando risorse. Poi c'è Polis che svolge un ruolo di battitore libero in sostanza che è per la regione, ma lo fa con grande slancio, grande passione, assieme al Libera, assieme al coordinamento delle familiari delle vittime della criminalità, quindi svolge un ruolo, dicevo, Polis straordinario di impegno per la regione, ma impegno nella comunicazione. Quindi ripeto che ci sono tutte le premesse per fare bene. La politica, ritengo, e qui faccio una tirata d'orecchio alla politica, a me stesso, deve dare sempre di più.